certo, vorrei partire proprio da questo, come concetto che per noi è molto importante. Io sono responsabile, la compliance è una funzione di controllo, e quindi il fatto che le relazioni con i consumatori, quindi con le associazioni, con Consumer Forum, del quale Montepaschi fa parte da tempo, è affidato a una funzione di controllo, come dire, fa emergere quello che anche all'interno delle aziende esiste, cioè esistono all'interno delle aziende diversi ambiti, diversi interessi, diverse funzioni, diversi obiettivi. Ecco, io credo che il fatto di aver affidato il presidio di questo ambito, noi tra l'altro abbiamo al nostro interno un settore, appunto, si chiama tutela del consumatore, ma non a caso banalmente gestisce anche i reclami della clientela, che purtroppo sono un tema sempre più importante, che deriva da un lato dalla consapevolezza dei clienti. Oggi parliamo di educazione finanziaria, quindi questo dobbiamo tutti essere consapevoli, le istituzioni finanziarie per prime, che partecipando a questo, diciamo, avanzamento, miglioramento della cultura finanziaria, poi ci ritroviamo clienti consapevoli, che per noi però vuole diventare un vantaggio, vuole diventare un obiettivo, perché il fatto di avere clienti consapevoli da un lato può determinare maggiori recriminazioni, maggiori reclami, maggiori problematiche. Tutte le istituzioni finanziarie, lo diceva prima il collega d'Intesa, soprattutto negli anni passati, tutti e meno abbiamo avuto tutti i problemi rilevanti con il collocamento di prodotti che poi si sono rivelati evidentemente anche non per scelta iniziale, ma perché poi purtroppo il mondo va in una certa direzione, quindi anche strumenti finanziari pensati, ideati in un certo momento, poi si sono rivelati non buoni, si sono rivelati non favorevoli per i clienti, e quindi hanno determinato delle criticità relazionali. E quindi questo, il fatto che anche all'interno della nostra azienda si cerchi di gestire questi conflitti di interesse, lo riteniamo positivo. Quindi la compliance da un lato affianca le funzioni aziendali nella revisione della contrattualistica. Il coordinatore prima parlava appunto del tema della trasparenza, è un tema fondamentale, è un tema indotto dalle autorità di vigilanza, ma è un tema che sentiamo anche all'interno dell'azienda, perché ovviamente quando si parla di fiducia, di costanza della relazione, di portare avanti la relazione, solamente avendo comportamenti trasparenti nel tempo, le relazioni in tutti i campi, quindi in quelle finanziarie a maggior ragione, dove si parla di fiducia, devono essere costruite nel tempo, e quindi si deve avere un'ottica di lungo periodo, e lo short termismo sicuramente è un tema che purtroppo abbiamo ereditato dal mondo anglosassone, il fatto di fare le trimestrali. Una volta non si facevano, oggi tutte le aziende, tutte le banche devono fare ogni 3 mesi i bilanci, e questo determina sicuramente un indirizzo, l'abbiamo, come dicevo, preso dal mondo anglosassone, prima da noi non era così, però questo ci porta comunque a doversi confrontare con il mercato, soprattutto per le società quotate. Quindi, consapevoli di questo, io ecco, vorrei anche rigirare un attimo l'ottica, nel senso che le aziende, l'obiettivo principale delle banche è quello di avere dei clienti, quindi di averli e di mantenerli, e quindi, come dire, partecipare, lo stimolare, noi l'ho detto prima, partecipiamo al Consumer Forum, poi vi illustrerò quello che abbiamo fatto e stiamo facendo all'interno del Consumer Lab, che è un'iniziativa che va avanti oramai da quasi 15 anni, però il primo obiettivo delle banche, diciamolo tranquillamente, è quello di avere dei clienti, di mantenerli e di fare degli utili. Perché questo è l'obiettivo delle istituzioni finanziarie. Per fare questo dobbiamo avere dei clienti contenti, dei clienti consapevoli che comprano prodotti adeguati alle loro esigenze, e per fare questo ci sono due modi. Il primo, conoscere bene i clienti, anche qui si innesta tutto un tema di relazione da un lato, dall'altro noi pensiamo che per profilare, come si dice, il gergo tecnico dei clienti, abbiamo la MIFID, abbiamo l'antiriciclaggio, abbiamo il FATCA, cioè noi dobbiamo acquisire informazioni da clienti almeno per 4-5 tematiche, 6. Ecco, l'obiettivo credo che debba essere quello di utilizzare le informazioni che le banche già hanno, perché le banche hanno sui propri clienti migliaia di informazioni, e queste informazioni oggi non vengono ancora valorizzate, sempre nell'ottica di vendere. Oramai tutte le banche, le istituzioni finanziarie importanti hanno tutte le tipologie di prodotti, non è che abbiamo prodotti di un certo tipo e quindi possiamo vendere solo quelli, dobbiamo vendere solo quelli. L'importante è conoscere i clienti e proporre quello che sono i prodotti più adatti per questo cliente. Quindi, partendo da questo concetto, noi abbiamo agito, abbiamo cercato di agire
su due direttive, sul tema dell'educazione finanziaria e della informazione finanziaria. Intanto mi riagganciavo a quello che è stato detto prima, anche nella relazione dell'avvocato, viene evidenziato chiaramente che in Italia abbiamo un deficit legislativo, cioè ci sono dei DDL che vanno avanti dal 2007, che sono state fatte più proposte, che però poi non hanno trovato Cermontale, mi sembra sia una di quelle che l'ha proposto anche recentemente, però poi non hanno trovato, non hanno trovato concretizzazione. Sicuramente quindi solamente dei provvedimenti legislativi, dei provvedimenti normativi posso indurre, più che la volontà di farlo, che ribadisco c'è in tutti, ma quell'esigenza di coordinamento che veniva richiamata anche oggi, con degli indirizzi chiari e degli obiettivi chiari a partire per esempio dalle scuole, già dall'elementare, comunque già con delle ottiche che solo la normativa può portare. Ci sono iniziative europee che vanno in questa direzione, io credo che dovremo, lo Stato, il Parlamento le deve concretizzare. Quindi noi, dicevo, cosa abbiamo fatto? Da un lato abbiamo cercato di formare i nostri dipendenti. Noi abbiamo istituito un sistema di formazione che penso tutti abbastanza diffuso, soprattutto ora avvalendosi di quello che è l'elettronica, di quello che è l'informatica, perché ovviamente la formazione costa, a fare le banche che sono aziende divise, aziende frazionate sul territorio, fa spostare migliaia di persone, sono costi non indifferenti. Quindi oggi, avvalendosi di quello che è la possibilità della formazione e dell'informazione a distanza, abbiamo fatto questo. In particolare abbiamo istituito da tempo, l'abbiamo chiamata Accademia del Risparmio e della Previdenza, che è una cosa sulla quale abbiamo coinvolto in vari momenti anche le associazioni di consumatori, portando le associazioni di consumatori a fare dei corsi di formazione dentro la nostra azienda. Qui ci sono in sala dei rappresentanti delle associazioni di consumatori che sono venuti nelle nostre sedi dove facciamo formazione, che hanno illustrato quello che era il punto di vista delle associazioni di consumatori o dei consumatori, meglio, su cui. Quindi soprattutto questo. L'altro lato sul quale abbiamo agito è la revisione della contrattualistica e della volumistica, altro tema fondamentale, perché molto spesso viene criticato, viene evidenziato il fatto che i documenti, i contratti non sono chiari e trasparenti e non sono comprensibili. Anche questo è un problema, perché ovviamente da un lato ci vuole ore per spiegare al cliente una cosa non trasparente, quindi è un costo, perché ovviamente oggi i costi delle banche sono soprattutto i costi del personale, e quindi in questo abbiamo cercato di semplificare soprattutto. L'altro tema, lo accennavo prima, sul quale abbiamo cercato di indirizzare la nostra attività in tema di educazione e formazione, rapporti con l'associazione dei consumatori. Il Consumer Lab è nato nel 2003, in un momento di difficoltà per alcuni prodotti venduti, peraltro anche precedentemente non dalla nostra banca, che hanno fatto emergere una criticità. E in quel momento noi abbiamo preso, oggi inizialmente con 7 associazioni, oggi sono 14, perché poco o due hanno preferito uscire, o comunque abbiamo preferito interrompere il rapporto, associazioni dei Consumer Lab, dove facciamo diverse attività. Anche qui siamo partiti con delle attività, diciamo, a livello centrale, quindi cercando di rivedere prodotti. Abbiamo fatto per esempio insieme alle associazioni dei consumatori il questionario MIFID. Ovviamente ci sono delle indicazioni normative, quindi noi l'abbiamo dovuto rispettare voluto anche rispettare, però l'abbiamo fatto insieme proprio perché volevamo capire qual era, poiché da un lato deve essere erogato ai consumatori, quindi se è un questionario complesso, non chiaro, non capito, poi le risposte determinano dei profili che non sono sicuramente positivi per nessuno. Dopodiché siamo andati sul territorio, in particolare due iniziative voglio ricordare. Uno sulle scuole, lo stiamo facendo tuttora, abbiamo concluso, perché oramai le scuole, l'ultima l'abbiamo fatta recentemente a Caserta, mi sembra, e andiamo nelle scuole, cerchiamo di far capire le scuole secondarie, quindi sono ragazzi grandi, ragazzi che poi entrano nel mondo del lavoro, quindi cercando di far capire. Lì ci siamo focalizzati sul tema della sicurezza, per esempio, che è un tema veramente importante. La sicurezza, come diceva prima la collega, dei mezzi di pagamento, comunque carte di credito, comunque internet, ci sono, sapete tutti benissimo, dei rischi fortissimi nell'utilizzare in maniera non consapevole questi strumenti. Ecco, abbiamo cercato con delle modalità accattivanti che non annoiassero i ragazzi troppo, di spiegare qual era l'ottica, che ovviamente anche qui noi posso dire abbiamo migliaia di contestazioni, come tutti,
sulle frodi informatiche fatte soprattutto sulle carte di credito, sui mezzi di pagamento, quindi utilizzo non consapevole da parte dei consumatori determina poi un problema anche per le banche. L'altro tema, siamo andati invece presso le nostre filiali, siamo partiti, anche qui è stato richiamato, oramai sono, ripeto, anni, quindi abbiamo affrontato diversi temi. Inizialmente nel 2007-2008-2009 abbiamo affrontato il tema del sovraindebitamento, che è stato molto caro a molte associazioni dei consumatori, cercando di far percepire alla gente che come dire, indebitarsi troppo non era una cosa positiva, anche perché poi la gente si trova in difficoltà nel ripagare e quindi con le conseguenze logiche anche legislative che conosciamo. Oggi ci siamo invece orientati sul tema della protezione e previdenza, e questo è un altro tema fondamentale, peraltro affrontato anche nel lavoro dell'avvocato, perché oggi la diminuzione del livello di tutela del welfare dello Stato, che è un altro tema non indifferente, perché poi le istituzioni finanziarie si trovano a dover agire come tutti peraltro noi, in un mondo che varia, in un mondo che cambia e non sempre cambia come noi vorremmo o come magari sarebbe auspicabile. Quindi sappiamo tutti che il welfare è diminuito in maniera sostanziale, quindi oggi avere un pilastro previdenziale privato e quindi dei dipendenti, se noi pensiamo oggi che ci sono dei dipendenti che guadagnano 1000 euro al mese al di là della disoccupazione, se il tasso di sostituzione va intorno al 50-55% si ritroveranno con 500 euro, che sicuramente non è una cosa che può assicurare un livello di vita. Quindi vi taccio perché il discorso ho preso troppo tempo, questi erano un po' i temi che abbiamo affrontato recentemente. Grazie.